Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di quel tale Ale, eccoci qui di nuovo con Zelda Tears of the Kingdom. Signore, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi sì, pronti per ributtarci nel sottosuolo, nella zona della palude di Ranel, in modo tale da vedere un pochino se riusciamo a proseguire quella missione, che tra l'altro mi sa che non abbiamo neanche... non abbiamo segnato, segniamocela così la attiviamo. O ce l'avevamo segnata? No, credo di no, però... Buttiamoci, signori, come se non ci fosse domani. Oh, spero che vi stia garbando anche questa. Poi mi sono dimenticato malamente di andare a prendere sti pallettoni là quando abbiamo finito l'altro episodio. Vabbè, non fa niente. No. Pensavo fosse un po' più vicino. Mi volevo avvicinare un altro po', e invece ho fatto un botto. Vabbè, allora, vediamo... No. prima di tutto dobbiamo trovare delle statue. Facciamo così, va. Bravi tutti. Bravi tutti sta ceppa, però un po' troppo in alto. Riusciamo a salire qua? Si può provare... forse sì. Ce la fa. Bravissimo. No. Cos'è quella specie di ragnone? È un ragnone. Sti cazzi. Goma roccioso. Che tra l'altro è sempre il boss che abbiamo fatto. Ma quindi praticamente qua sotto ritroviamo tutti quelli che sono i boss che abbiamo fatto? Interessante. Non particolarmente piacevole come cosa, ma interessante. Allora, aspetta che facciamo così. Ok, almeno abbiamo una visione un po' più chiara di dove stiamo andando. Le statue comunque ancora non le vedo, Vorrei dire, mo vediamo se con la luce magari qualcosa ci appare, ma per il momento non benissimo questa cosa a livello di visibilità, però. Allora, dobbiamo andare esattamente da quest'altro lato. Eccole là le statue, bravissimi. Beh, mo tocca camminare un po', per forza, signori, ma... aspetta però, scusate, Qua il ragnone ce lo segniamo. Si sa mai che una volta ci viene voglia di morire male, No, più che altro più avanti, eventualmente quando e se riusciremo... aspetta che questi me li piglio comunque. Ad essere un po' più prepotenti lato armi, armature e quant'altro. Cioè, c'è ancora tanto. Cioè, praticamente non so quante ore abbiamo fatto di gioco. Una trentina minimo, secondo me. O di più. Sono 25 episodi. Un'ora di video. E il doppio di registrazione. Come stiamo a 50 ore qua? Non lo so. Però mi sembra di non aver fatto niente. Cioè, in realtà, probabilmente per l'ampiezza del gioco, sì, non abbiamo fatto niente. Però... Ecco qua. Attenzione. Che poi la luce un pochino... toglie del miasmo, o meglio, li toglie un po' di... prepotenza. Allora... Là... Merda, eccessivo? No, è giusto. Ok, scendi. Però questa che è acqua? Sì. Allora, facciamo che passo di qua. Le armi un po' di merda, in realtà. Occhio. Però nel mentre mi sono perso un po' le statue. No, non ce le siamo perse. A posto così. Sapim. Vedi, già si stava tuffa di testa, ma...
Ok. Perfetto, perfetto. Intanto, come detto, ci illuminiamo la zona. E no, comunque stiamo andando giusti. Certo, per carità, sarà una bella scarpinata, eh. Ma tant'è che questo è, anzi io come vedete, cioè vi potrei tagliare queste parti di spostamenti e quant'altro, però come vi dicevo, siccome io sto apprezzando anche questa esplorazione che comunque fa parte del gioco, fa parte del, per carità, in tutti i giochi l'esplorazione fa parte dello stesso gioco, ma qui è boh, è più interessante e coinvolgente che in altri perché, non lo so, rimani sempre un attimino stupito e c'è sempre della meraviglia nelle zone che visiti. Per quanto, insomma, questa magari non sarà proprio, ecco, meravigliosa come zona, ma ha il suo perché. No? Facciamo così, va. Noi siamo. No, queste no? Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Oh merda! Non ce la fa, non ce la fa. Vabbè. Ci abbiamo provato. Nemici un po' eccessivi, se dobbiamo dirlo, eh. Cioè, magari non è che siano eccessivi nemici. C'è un'eccessiva eventuale rottura di coglioni nell'affrontarli proprio tutti, quindi. Illuminiamoci un po' le statue. Segna lì. Un po' di miasma anche eccessivo, quindi. Ok. Questi continuiamo a prenderli, poi. Un giorno forse ci daranno delle info. Ecco qua un po' più. Aspetta, va, questi pure che ci sono utili. Qui c'è la statua, quindi Sapim. Eccoli la luce. Aspetta che qua ci stanno questi qua. Allora, aspetta. Ok, c'era un. Però aspetta, no, là non ci arriviamo troppo lontano. Facciamo la via di mezzo. Anche perché qua sotto si scende di brutto. E soprattutto c'è sempre qualcosa da sbloccare. Tipo questo mo che è una specie di piazzale pericoloso. Lo diciamo a naso, eh. A intuito potrebbe essere un po' pericoloso. Non lo so. Che eravamo arrivati qua alla luce, quindi va bene così. Intanto, come detto, ci avviciniamo comunque all'obiettivo. Come detto, potevamo semplicemente rivederci, ribeccarci alla zona dell'obiettivo, però vi voglio rendere partecipi di questa scarpinata nell'oscurità. E voi naturalmente direte: ah, grazie, ma non vedevo l'ora. Eh beh, per forza, scusa. Che fate? Ve la volete sviare? Non ce la facciamo, no. Saltare vi fa guadagnare un pochino, ma calcolate che così consumate molto meno. Cioè andate più in alto andando piano piano così, non che utilizzando i salti, eh. Questo
come in Breath of the Wild, anche lì era così. Quindi quando vedete che probabilmente non ce la fate, vedete quanta stamina consuma per fare un saltino. Non è tutta quella strada che riuscite a fare con quel blocco, ne fate di più andando piano. Allora aspetta che qua ci sta. Occhio al miasma. Pure quelle vanno andare più in realtà. Non sono curioso di sti cosi. Scusa. Non so, cari. Vediamo se... Ah no, Le statue tra l'altro... Ah no, però aspetta, facciamo una cosa. Ci sta il fogherello qua, no? Quindi devo sempre... Vabbè. Andare un po' a metterci del mio. Per forza. Pure i razzi, vaffanculo però, Cioè, i razzi più che altro la rottura di cazzo. E infatti non me li ha messi. E però questo... Io questo qua non ho ben capito... Cos'è? Se è una specie di... Perché non me lo sposto questo? Ah, questo deve stare per forza a terra? Non mi pare una stronzata. Secondo me questo potrebbe essere utile per... Allora, facciamo così, poi. Facciamo così. E no, non segna proprio tutte le cose che creo, perché... Avrei anche dei dubbi su... queste creazioni, quindi probabilmente possiamo anche non per forza segnarcele tutte. Poi per carità c'hai i preferiti eccetera eccetera, alcune credo siano discretamente approssimative, anche babbonose, però non capiamo. Allora, aspetta, perché noi in linea teorica dobbiamo andare lì, la luce l'abbiamo accesa, boh, proviamo, vediamo che fa. No, ok. Quindi questo qua, cosa cazzo serve? Me lo spiegate? Non lo so. Ma sai qual è il fatto? Che anche volendo... Io prima avevo provato a fare sta cosa così con... Reverto, e dall'alto proviamo poi a spiccionare, ma non... Aspetta, ma non è che a sto punto quella tiene bloccata a terra? Va. A sto punto se non... Cioè, non si è manco schiodata proprio di niente, quindi... Anzi, facciamo... Scusa, aspetta, ho sbagliato. Facciamo così. Così. Teniamo in alto. La incliniamo. Forse anche un po' troppo. Ma va bene così. Proviamo a vedere se... Ok. Senza luce non è ottimale come cosa. Però se andiamo proprio verso l'alto, l'alto... Vedi? Vedi il cazzo che vedi qua. Non lo so, signore. Una maffiducia. Gesù Christian. Oh, che cazzo è mo questo? Signori, per favore, possiamo eventualmente valutare una constatazione amichevole? Vediamo un attimino che
In tutto ciò quanto abbiamo fatto? 50 metri. Abbiamo messo un'ora e mezza per fare sta... Dove Cristo di Dio va, imbecille di Link? Coglionazzo. Dai. Per cazzo. Vabbè, qua forse si può fermare, no? È inclinata, eh? Inclinata. Sì, no. Mannaggia la troia. Faccio una cosa allora, aspetta. Mannaggia la puttana di Eva. Qual era quella che mi dava un po' di energia? Dove cazzo stava? Beh, intanto mangiamoci ste merda qua. Ce n'era una che mi ridava energia e un po' di salute, ma non mi ricordo dove sta. Ah, questa forse. No, no. Non lo so. Vabbè, non lo so, stiamo bloccati qua. Posso né scendere né salire. Devo trovare una soluzione molto alternativa. Cazzarola. Le statue ormai le abbiamo completamente perse, tra l'altro. Anche se siamo sempre nella zona est, quindi dovremmo avere la possibilità di ritrovarle. Faccio una cosa, proviamo ad andarcene un po' da sto lato e poi capiamo se c'è da qualche parte una luce. Ehi, che cazzo. Ah, beh, però la statua l'abbiamo piata, eh. Eccola là. E questa penso sia... Guarda. Sì, proprio l'obiettivo, la miniera abbandonata. Però aspetta, prima fammi andare a accendere la luce, se possibile. Possibile? Prima che ci inculano chi che sia. Qua c'è l'acqua, provo a passare di là. E poi andiamo a parlare con il tipo, dai. Prima... necessario in realtà, Link. Puoi anche fare così. E Cristo. Niente. Fai manovra. Recupera stamina. Benissimo. Bravo. Puntavo sul fatto che potevamo rimbalzare sull'acqua come quelle pietre piatte che là. Non ha funzionato. Ok. Molto bene, un po' sofferta, però questa luce almeno ci sblocca tutto. Ok. Ora, con estrema calma, pacatezza, parsimonia e sportiveggianza, proviamo a... Giusto una punta, bravo, proprio così volevamo fare. Hai capito proprio esattamente il nostro intento. Andiamo un po' di meno. Okay. Dai, andiamo a parlare col tipo. Salve. Dannazione, non funziona. Non era così che dovevo poggiare la mano. Forse ho sbagliato posizione. Ehi. Attenzione. Ehi. Ma da quando sei lì? Maledetto, speravi di prendermi alle spalle o di sorpresa, non è vero? Brutto. Codardo. Ti ho già detto che il tuo potere non ci interessa più. Ci stiamo concentrando sull'estrazione delle risorse e di fatto abbiamo già scavato quel che si poteva ottenere qui. Quindi, quello che sta facendo era, beh, stai... Sai, stavo solo... ammazzando il tempo, ecco. Beh, non importa. Non riesco a credere che tu mi abbia seguito fin qui. Che insistente.
Visto che era tanto che non ci vedevamo, ti ho concesso l'onore di sfidarmi, ma per come stanno le cose adesso sei l'ultima delle mie preoccupazioni. Perché la fine è vicina. Che fa se da? Ah, addirittura la gabbarca, è come ovvio io. Quindi stavolta non mi abbasserò più ad azzuffarmi con te. All'attacco, miei scagnozzi. Dimmi, devo fare la barchetta pure io? Non lo so. No, penso che devo usare questa. Però, attenzione, perché qui possiamo usare la bombarda. Attenzione. Boom! Non mi fa più niente minimamente con le mie armi, no, va bene. Posso prendermi il suo veicolo? Forse il nostro però era più sportiveggiante, possiamo dirlo. Credo che però ce l'abbia dato apposta per... Sì, ma io non gli faccio veramente niente di danno, Dove vado così? Però... no, faccio così, signori. Che cazzo, tanto... Vieni, vieni. E abbiamo trovato il modo. Vai, vai. Questa me la porta pure il carretto nostro, ma non fa niente. Merda. Ah no, l'ha piato niente. Vai, vai. Dove sta? Vai, vieni qua, torna. Dai, dai. Niente. Vabbè, comunque quelli li abbiamo eliminati, mo. No, 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 rivieni, rivieni. Vai, vai, veloce. Cazzo. Madonna santissima, l'ha shottato. Porca puttana. C'ho qualcosa di normale qua. Niente, ci sono mangiati. Ehi, che cazzo ci faccio con questo? No, ma se ci sciotta così dobbiamo per forza stare full vita. Non so che fine abbia fatto il mio... Aspetta, devo recuperare batteria qua. Vai mo. Stronzo. Vai, vai. Togli sto coso. Chi è? Yeah. Grande. La cloche era bagnata. Mi è solo scivolata la mano. Ma Link, sappi che sei in ritardo. Ho già raccolto tutti i cristalli di energia zonau che si trovavano qui. E come se non bastasse, i miei scagnozzi ora sanno persino dove si trova il re dei demoni. È quasi tutto pronto per la realizzazione del sogno ultimo del clan Iga. Ormai disponiamo di tutti i cristalli di energia zonau necessari. La prossima miniera sarà la nostra ultima meta. Link, apri le orecchie. Sono diretto verso la miniera abbandonata nord-ovest. Lì c'è l'ultimo punto di scavo. Userò il potere dei cristalli per realizzare una potentissima arma definitiva che offrirò al re dei demoni. E per questo mondo sarà la fine. Il prossimo sarà anche il nostro ultimo scontro. Ci vediamo là, ci vediamo là, non ti preoccupa.
Però vedi, poi sfrutta il fatto di una missione per farti esplorare anche il sottosuolo, sbloccare un po' di cose. Bello, bello, cioè ben ragionato comunque. Ok, mo arriva pure quell'altro che ci dice cose. Link. Grazie per avermi. Stavo ascoltando attentamente. La miniera abbandonata nord ovest è diretto dell'uomo. Deve essere la miniera abbandonata di Ebra. Tuttavia, ci sono pochi baratri in quel luogo. Ho sentito che il sentiero delle colline di Rule, che veniva usato una volta, non è. Ora è bloccato a causa del maltempo. Se ben ricordo, però, c'è un baratro che si collega direttamente alla miniera abbandonata. Ah, sì, prima che tu ti metta in viaggio. Mio compagno, ok, ci dà qualche programma. Quindi sostanzialmente lì. Vediamo. Eh no, è tanto lontano. C'è un baratro, però ha detto. La miniera. Montagne di Ebra. Questo è il baratro più vicino, credo. Possibile? Beh, oddio, sì, non è poi così lontano. Qua apparentemente altri io non ne vedo, eh. Tundra, nevaio, cima, cresta. Vabbè, sì, dai. Da qua si può fare, non è così. Così non fattibile, dai. Se fa, se fa. Vabbè, mo facciamo qui e poi ci trasportiamo fuori e poi. Rifamo il giro. E poi rifamo il giro. Allora. L'unico modo di raggiungere il sottosuolo è tramite i baratri. Se ne sono formati tanti in varie zone per via del cataclisma. Se il cammino nel sottosuolo risulta impraticabile, è possibile tornare in superficie e rientrare da un altro baratro. I baratri ricoprono il ruolo importante di permettere l'accesso al sottosuolo, quindi è essenziale localizzarli tutti. D'altro canto, scoprirli non è affatto semplice. Esiste anche almeno un caso di un baratro nascosto in una grotta. Ci potrebbe essere entrate più difficili da trovare, oppure buchi che a prima vista potrebbero non sembrare baratri. La maggior parte di questi comunque possono essere individuati da posti elevati perché trasudano del miasma. Gloria al maestro Koga. Vabbè, qua ci ha detto che praticamente ce ne sta sicuramente un altro fuori che sembra non essere un baratro, ma poi in realtà lo è. Basta vedere dove c'è un po' di miasma, o comunque basterebbe andare anche in, che ne so, grotte, come ci ha detto il tipo là delle miniere. Però, siccome a noi poco ci interessa, almeno esploriamo anche la parte del sottosuolo. Non è così improponibile come cosa, no? Eccoci. Autorizzazione verificata. Poi andiamo a recuperare pure le batterie, eh. Benvenuto, io sono un golem raffinatore. Qui raffinano. Ok. No, no, non mi. Sì, lo sapevo, già avevamo visto. Non è necessario andare proprio a. Ok. Va bene. Non è che io possa prendere granché, però, eh. Compro tutto, non ce n'ho, porca puttana. Fammi comprare quelle che posso. Che fregatura però, pure questa mo è un problema. Ok. Dobbiamo andare adesso a recuperare una madonna di zonanio in giro pure se vogliamo tentare queste cose. Però vabbè, questo dovrebbe darci il progetto. Autorizzazione verificata. Benvenuto Link. In passato qui si poteva estrarre una volta. Il mio compito è occuparmi degli schemi di equipaggiamento minerario. Arriva la mancanza della strada di schema. Ce la dà. Vediamo che roba è. Ah, la barchetta. La barchetta, ok. Grazie, grazie. La barchetta ci può stare. Comunque, lì sopra c'è una statua che comunque indica ancora da quell'altro. L'altro lato, Vedete. Che. Ah, no, è quella che ci ha portato qua o sbaglio? No, mi sa che è quella che sta girata da sto lato. Sì, come non detto. Vabbè, signori, a sto punto torniamo nella zona superficiale e facciamo sta capatina a ovest. Apparentemente sì, facciamo così perché altrimenti non credo che abbiamo grosse possibilità di spiccionamento, altrimenti. Va bene, sì. Ah.
Ah. Aspetta. Oh. Aspetta, mo regappiamo un attimo, signore, abbiate pazienza. E... ok. E niente, vabbè, allora vi avrò tagliato, credo, 18 ore di gioco. E in sostanza, allora, stavamo completando questa missione e, come vi dicevo, ci volevamo beccare direttamente sotto, anche perché nel diario diceva, cioè in realtà ce l'avevano già detto a voce, che comunque... per arrivare qui, visto che non c'erano baratri nei paraggi, probabilmente dovevamo controllare delle grotte o altre cose che potevano comunque rimandare a questa zona. Insomma, ce l'aveva detto il fatto che alcuni baratri sono nascosti nelle grotte, eccetera, eccetera. Però all'atto pratico avevamo detto, vabbè, chi se ne frega, tanto quella sta qua, una camminata ce la siamo fatta, ci buttiamo da questo baratro e pian piano ci arriviamo. Cosa che io, nel mentre stavo facendo, cioè stavo comunque... boh, sta parte di video ve la tolgo, perché comunque è stata tipo un'ora di girate. Perché nel sottosuolo io mi sono buttato qui e... sbam! Mi sono fatto tutta questa zona, quindi sono andato da qui, stavo arrivando lì, ho preso questo, siamo arrivati qua e apparentemente c'erano delle problematiche, che c'era questa mega montagna, non si capiva dove cazzo si entrava. Mi sono fatto tutto il giro, ho sbloccato ste cose, siamo morti anche male. Mi sono fatto tutto praticamente il giro qui intorno fino a capire che qua non ci riuscivo ad arrivare. Allora ho detto, forse non è che effettivamente ci aveva detto il fatto dei baratri nascosti, quindi probabilmente non dovevamo fare così. Però io pensavo, vabbè, in un modo o nell'altro magari il baratro nascosto ci porta più vicino, ma non fa niente, ce lo facciamo a piedi. Invece in realtà questa qua evidentemente, cioè, è una montagna piuttosto importante. Non so se stava sotto la montagna o sopra la montagna, però comunque mi sono fatto tutta sta parte qua che mo vi taglio, perché vabbè, sarebbe stata una rottura di maroni. Quindi sono andato sostanzialmente qui sopra, mi sono fatto un po' il giro, ho visto qua non ci sono montagne, è tutta zona piatta. Questa qua non c'erano indicazioni in merito, quindi stessa cosa qui, quindi mi sono fatto un giro praticamente per ste montagnole, perché di solito le grotte stanno sotto ste zone un po' montagnose. E qua praticamente, se vi può essere utile, niente, mo stavo a chiacchierare con questo, a chiacchierare con quelli là, e questo qua praticamente è quello che ha trovato il baratro. Vabbè, in tutto ciò ci abbiamo messo 18 giorni e va bene. In linea teorica questo dovrebbe riportarci qua, esatto, proprio nella zona dove effettivamente dovevamo andare. Io pensavo che ci fosse una... la possibilità, diciamo, di arrivarci in modo... cioè, mi devo fare più strada, ma non fa niente, me la faccio, ho detto. E invece no, non è che ti facevi più strada, è proprio non ci arrivavi mai nella vita. Guarda qua. Aspetta, allora andiamo a sbloccare questo. Vediamo. Eh sì, era proprio una zona bloccata, quindi ci si arriva solo da qua. Tacci loro, to. Milioni di ore, milioni di chilometri, milioni di bestemmie, tra l'altro. Sempre in amicizia, sia chiaro. Però, a saperlo prima, mi sarei evitato un po' di improperi lanciati a destra e a manca. Va bene. Comunque, detto questo, in realtà non so neanche quanto durerà il video, perché comunque, cioè, roba di registrato sono, non vi dico quante ore, ma discretamente tante. Non mi serve la folata, toh, fa sta folata, levate. Con quale spiccionamento. Allora, intanto diamo un'occhiatina, così studiamo un po' la zona. Questa dovrebbe essere l'ultima zona, eccolo là. Controlliamo, va. Vabbè, che poi per carità sblocchiamo tutto dopo la battaglia. La volatina ci poteva pure stare, no? Là poi ci sblocca quello. Tiè. Giovanotto. Salve. Hai visto che siamo arrivati pure qua? Con qualche piccola difficoltà, però ci stava aspettando, si era appisolato. Ormai abbiamo raccolto tutti i cristalli di energia zona 1 necessari.
E adesso l'arma definitiva che offriremo al re dei demoni. Sarà completata. Questo giorno passerà alla storia come quello in cui l'arma definitiva fu riportata ai suoi fasti e quello in cui giunse la fine del mondo. Ammira la magnificenza, la magnifica arma ancestrale. Vediamo che hanno costruito. Il Golem Zonau. Attenzione, Link sarà il suo primo avversario. Vabbè, preparati a morire. Dopodiché mi dirigerò nelle profondità nascoste sotto il castello di Rule, dove si trova il re dei demoni. Quindi sappiamo che il re dei demoni è sotto il castello di Rule, ok. Lì si incontrano l'inizio e la fine, nel sottosuolo del castello. Beh, ci ha dato un buon indizio, eh. Certo, se sopravviviamo sempre. E adesso fatti sotto. Fai la prima mossa verso la tomba. Aspetta che qua... Maestro Koga. Momento. Yeah. Oh, dai. Madonna, non gli faccio niente. Sì, vabbè, c'è Omare. Non c'ho neanche tutte ste frecce, tra parentesi. Guarda che pezzo... Dove sto? Ma come sono morto? Scusa, non mi ha neanche toccato. Ho toccato con le spalle le barriere. E che c'è? Sciottano le barriere. Namo bene. Secondo me siamo un tantino sottolivellati per fare questa cosa. Per carità, si fa, eh. Solo una questione di tempo. Di tanto tempo, credo. Anche perché di armi... Questa fa 27 di danno. Pensa tu, è la migliore che abbiamo. Oddio, ci sarebbe anche questa 24... Però è comunque lenta. Spadone da cavaliere. Ci potrei comunque attaccare qualcosina. Vediamo. Potenza di attacco 5. Quella che fa più danno è questa qua. Un oggetto semplice in grado di spazzare via un nemico. Però questa si attacca alle frecce. Però ce l'abbiamo qualcosa. Questo di 17, 7... 15 16 Forse questo qua. Vediamo se c'è altro. No, queste sono un po'... però un corno in cura alla punta molto dura. Beh, 32 non è male. Questo 22, usiamo questo, va. Perché qua secondo me ci vuole. Per carità, quell'arma è un po' lentina. Però... Facciamo così, signori. Aspetta, famo pure una salvata, se no qua... Ah no, un bonus solo, però possiamo avere... Vai. Parola. Secondo me non bastano le frecce. No. Vabbè, però se le tira a cazzo, giustamente, è pure peggio. Bella madonna. Ma non è vero. Vabbè, va. Che cazzo io tiro dopo? Finito le frecce.
quello è un grosso problema, perché io adesso non posso fare più nient'altro senza frecce. Oh merda. No! Però aspetta, dove sta? Eccolo. Ah, quindi lo devo buttare contro i cosi. Portarci su. Magari buttandolo piano piano dietro. O meglio, quando fa quell'attacco là. Allora sì. Dio santissimo. Cazzo mi mangio qua. Merda. Recentemente, tra l'altro. Dai! Sarà molto cattivo. No, l'arma definitiva. Non posso credere che sia stata inutile contro uno come questo. Come osi vincere? Mi restava solo da offrirgli quest'arma. Se credi di passarla liscia ti sbagli. Di grosso. Vuoi proprio che faccia sul serio, eh? Sfodererò la tecnica segreta che ho ideato stando qua giù. Ok. Potrebbe essere pericoloso. Per te è la fine. E quindi beh, però ok. Ah, questa l'abbiamo completata. Ma completata tutta o c'è anche la parte sotto il castello di Rule? Anche se immagino quella sia più avanti. Boh, vabbè, già questi mi hanno rotto il culo. Vengo io da te, aspetta un momento. Un attimo.
Grazie per aver posto fine all'intrusione. Visto com'era ridotto, dubito che si farà vedere in altre miniere abbandonate. Se stai cercando delle miniere abbandonate come questa, prova sotto luoghi particolari sulla superficie, come i centri abitati. Stranamente pare esserci un collegamento di qualche tipo tra la superficie e il sottosuolo. Se la cosa ti interessa, ti consiglio di esplorare il più possibile. Ah, sì, prima che tu ti rimetta in viaggio. Il mio compagno che vedi si occupa delle lastre schema. Prendine una. Ok. Allora, questa è stata molto sofferta, signori. Devo dire che non siamo attrezzatissimi, apparentemente. Oh, e poi dobbiamo andare a migliorare le batterie, comunque. Mo' che ce ne abbiamo abbastanza di sti cosi. Se può fa. Diamantino. Attenzione. Parte la potenza d'attacco, ma... è utile anche a livello monetario, se dobbiamo dirla tutta. Autorizzazione verificata. Benvenuto Link. In passato qui si poteva estrarre molto zonanio, c'era una raffineria. Il mio compito è occuparmi degli schemi per l'equipaggiamento minerario. Rilevo la mancanza di una lastra schema. Te la fornisco subito. Ok, vediamo che ci ha sbloccato. Piattaforma razzo. Hai registrato la nuova lastra schema nello schematrix. E preparerò anche i componenti necessari per testare lo schematrix. Immagino che sia per ritornare in superficie, perché non credo che abbia altra utilità, no? Spero che la lastra schema che ti ho dato ti sia utile. Allora, andiamo a vedere se riusciamo... Si esce da qua? Non particolarmente. Lì c'è anche... piattaforme per arrivare dove? Non saprei. Allora, riattiviamo anche questo. E anche se non possiamo comprare granché perché lo zonanio ormai l'abbiamo consumato tutto. Barra scambiato. Ok, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. E... arrivederci, caro. Sì, compro solo il comprabile se abbiamo... 22 abbiamo di... insomma. Quante me ne escono con 22, 7? Insomma. La barbonata. Vabbè. Ok. Ah, c'era... ok. Perfetto. Entra anche. Niente. No, no, queste le avevo già scassate prima, in realtà. Comunque. La marcia del clan Iga nel sottosuolo. Non siamo altro che polvere. I membri del clan che studiano quest'area per perseguire il nostro obiettivo vogliono intonare questo motivo che gli rincuora. Vieni a scoprire questa terra buia. Illuminala col fuoco del tuo cuore. Rimembra sempre il giorno in cui tutti insieme noi cademmo qua giù. La tua fiamma non si spegnerà. Dalla città assolata al sottosuolo ombroso, noi tutti sporchi di sabbia siamo diventati tutt'uno con la terra. Il clan Iga fa luce nel buio alla ricerca del cristallo blu. Finisci quel dannato eroe, maestro Koga, la tua arma più potente emana luce blu. Ormai, ah, ok. Grazie al maestro Koga, l'arma più forte ripristiniamo. Gloria al maestro Koga. Ma l'arma più forte l'abbiamo sfondata, quindi mi spiace per voi, cari, ma... giusto una cosa, già che ci siamo e già che abbiamo tutte queste cose per le batterie, andiamone a sbloccare qualcuna. Poi andiamo a parlare con lo scienziato che ci ha portato qui nel sottosuolo. Non so se gli possa interessare il fatto che abbiamo completato questa missione, però comunque lui parlava della civiltà che era... in passato nel sottosuolo, quindi magari vuole comunque sapere qualche aggiornamento, non saprei. Dopodiché possiamo poi vediamo un attimino per le missioni, qualche altra missione secondaria o altre cose in generale che comunque ne abbiamo in quantità. Allora, le batterie qua erano, no? Arca troia, piove. Ma dimmi tu, porca mignotta. No, piove, aspetta. Aspetta domani che magari piove e possiamo arrampicarci un pochino. Link è una faticaccia qua, lo so. Che cazzo vuoi fare?
Allora, Giovanò, vediamo un attimo la situazione qua. Ok, allora. D'accordo. 600 cristalli ce ne dà due batterie. Quindi, quindi 100 cristalli per ogni pezzettino di batteria. D'accordo. Dovremmo trovare parecchio minerale per poter fare più batterie, ma proprio una marea. Ogni batteria completa su 300 di ste cose, quindi stanno freschi. Molto bene. Vabbè, già così comunque meglio di come stavamo. Guarda là, altre 5 ne dobbiamo sbloccare. ne potremmo sbloccare, non ne dobbiamo sbloccare. Facciamo che ne potremmo. Va bene, signori, dai, ci vediamo alla prossima con il nostro link. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.